Abbiamo pensato di radunare tutto il gruppo, il nostro gruppo è un gruppo molto grande, siamo più di 300 iscritti e quasi tutti hanno dato l'adesione proprio per festeggiare questa che è per noi un motivo di orgoglio, insomma, il centenario della fondazione del primo riparto nautico appunto a Fano, che è avvenuto attorno al 1917-18, insomma, già c'erano tracce precedentemente, però in quegli anni, ecco, è stato fondato il primo riparto stabile e poi da lì siamo arrivati noi, insomma, quindi siamo contenti di far vedere ai ragazzi, ecco, questo viaggio che li ha portati fino ad oggi, insomma. Domani partiremo, diciamo, i più grandi, quelli che dovranno fare i vari servizi, e partiranno quelle che noi chiamiamo branche verdi, sono gli esploratori a guide, tre pullman nel pomeriggio. E domenica mattina invece si uniranno i lupetti e le coccinelle, i più piccolini, e quindi domenica a pranzo faremo, ecco, la grande cerimonia di apertura di questo campo che durerà, ecco, fino al 1º maggio. Allora, io ho iniziato all'età di 10 anni, quindi all'ultimo anno di coccinelle, e sono qui ormai da 15 anni perché faccio 26 anni il prossimo mese. Per me, essere scout significa comunque responsabilità verso l'educazione dei ragazzi, perché comunque BP ci insegna, Baden Powell, che è il nostro fondatore, ci insegna a formare buoni cittadini e buoni cristiani, quindi credere in queste cose, secondo me, è portarle ai ragazzi è il punto di forza della nostra associazione e comunque del movimento scout. Ringraziamo comunque i genitori che ci danno l'opportunità di portare i ragazzi via in questo ponte e soprattutto siamo molto carichi perché comunque è un evento raro, emozionante e siamo anche in tanti, quindi è bello per questo. Un amico che è tanto bello.